gestivano il pagamento degli stipendi degli affiliati al clan dei Casalesi. Arrestate 4 donne, tutte legate da parentela con il boss Michele Zagaria. Una bomba carta distrugge la porta di una ditta di onoranze funebri ad Acerra, nei pressi del Duomo, dove tra un'ora si terranno i funerali di Monsignor Ribot. Natale d'angoscia per gli ex dipendenti della Carrefour. Sabato scade il terzo anno di mobilità, i lavoratori chiedono riassorbimento o ricollocazione. Le auto alimentate ad idrogeno partite da Bruxelles sono arrivate a Napoli e la città ospita gli stati generali dell'idrogeno. È Stefano Colantuono, il nuovo allenatore della Salernitana, sostituisce l'esonerato Bollini. Il tecnico ha chiesto alla dirigenza granata rinforzi sul mercato di gennaio per un campionato di vertice.